Silvio Berlusconi, capo della coalizione di centrodestra per le elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013, e Francesco Storace, 2013, non 2013. Francesco Storace, candidato presidente della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali del Lazio in stessa data, con l'accordo degli alleati della coalizione, con l'obiettivo prioritario di garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini, il diritto degli operatori sanitari di agire in libertà di scelta e coscienza, il diritto ad avere strutture adeguate e sicure ed accessi alle prestazioni sanitarie nei tempi e nei modi previsti dalle leggi, convengono quanto segue. Premesso che la città di Roma e il Lazio rappresentano un presidio cruciale e insostituibile per tutte le problematiche sanitarie del sud Italia e per una moltitudine di stranieri in transito. Qui faccio una parentesi, Presidente. Ci sono episodi che accadono, davvero non dipende dalla nostra volontà. Fra due settimane verranno pellegrini da tutto il mondo per il nuovo Papa. Che esistono a Roma e nel Lazio istituti di eccellenza sanitaria ed ospedali classificati religiosi che sono di riferimento nazionale per molte patologie di elevata complessità. Che Roma, per la sua posizione baricentrica, è oggetto di flussi di malati e richieste di prestazioni sanitarie da tutto il mondo che in alcune situazioni vedono operanti importanti convenzioni nell'ambito della cooperazione internazionale. Considerato inoltre che è in atto un importante sforzo di ristrutturazione e controllo della spesa, che ha ridotto di molto il disavanzo della spesa stessa, che il blocco del turnover non garantisce l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compromettendo il diritto costituzionale alla salute dei cittadini, che i mancati pagamenti alle aziende produttrici creano non solo grave danno economico alle medesime, ma rendono problematica la qualità e la continuità delle terapie, in caso di vittoria della coalizione di centrodestra alle elezioni politiche alle regioni del Lazio, Silvio Berlusconi, in qualità di capo della coalizione che costituirà il prossimo governo, qui non ci ho messo la parentesi che per me deve fare il Presidente del Consiglio, chiusa la parentesi, si impegna a identificare specifici strumenti economici diversi dal commissariamento che garantiscano piena sovranità alla Regione in materia, in considerazione anche delle peculiari caratteristiche dei flussi sanitari, prevedendo a tal fine una specifica regolamentazione per il turnover degli operatori al fine di mantenere qualità e continuità delle cure. A rivedere le ripartizioni del Fondo Sanitario Nazionale in maniera da tener conto delle specificità di Roma e della Regione Lazio nell'ambito delle esigenze sanitarie nazionali e internazionali, a sbloccare i crediti riconoscendo le ragioni ereditarie alle imprese fornitrici di beni e servizi alla Regione Lazio. Si impegna infine a sviluppare un modello virtuoso con il pieno recupero di tutte le sinergie tra enti erogatori, siano essi pubblici, privati accreditati e privati, premiando meritocrazia ed efficienza. È ora nero su bianco. L'impegno per la sanità del Lazio è stato sottoscritto questa mattina tra il leader del PDL Silvio Berlusconi e il candidato presidente per il centrodestra alla Regione Lazio Francesco Storace. Luogo prescelto l'ospedale Regina Elena, uno dei punti d'eccellenza della sanità laziale che proprio Storace contribuì ad inaugurare durante il suo mandato. Storace, che della lotta allo Stato commissariale e del conseguente recupero della sovranità della Regione ne ha fatti i suoi cavalli di battaglia della campagna elettorale, ha sottolineato più volte come la salute sia un diritto inalienabile. Il contratto sulla salute firmato con il presidente Berlusconi permette di considerare in una visione nuova la sanità del Lazio. Se vinceremo le elezioni non ci sarà più lo spettro del commissariamento, ci sarà piena sovranità per la nostra regione. Potremo decidere la programmazione sanitaria, potremo avere un governo amico, finalmente. È un settore troppo importante, bisogna tutelare la salute dei cittadini. Assolutamente nessun taglio, è un impegno mio preciso. Così il leader del PDL Silvio Berlusconi. Siamo qui a registrare le testimonianze dei professionisti della materia, cioè la scontentezza che riguarda il servizio sanitario, l'assistenza che il cittadino dà, che lo Stato presta al cittadino. Anche qui noi sentiamo il bisogno di una profonda revisione di tutto, di un approfondimento della materia, andando a una collaborazione con le regioni, cui la materia è principalmente assegnata, ed intervenendo anche dentro
quella che è la spesa pubblica è di 113 miliardi globalmente. Qui vi ricorderete che abbiamo introdotto il sistema dei costi standard, perché abbiamo rilevato che una cura, un pasto, una siringa in una regione viene pagata 10, in un'altra regione viene pagata 50, quindi anche le stesse ASL fanno di queste cose. E allora, per quanto riguarda la salute, noi ci sentiamo impegnati, io ho aderito a questa richiesta di impegno da parte di Francesco, ci sentiamo impegnati a una scelta oculata per la migliore persona che si potrà trovare, con una conoscenza profonda del sistema sanitario, a cui pertanto voi possiate rivolgervi per arrivare a non ridurre la spesa, perché se c'è un settore in cui non è logico ridurre la spesa è quello della salute, ma per arrivare a un miglioramento delle prestazioni e ad un miglioramento delle condizioni di servizio da parte di tutti i protagonisti, che in un settore come questo non sono dei lavoratori qualsiasi, ma sono dei missionari. Grazie per avermi invitato, garantisco una attenzione particolare e chiedo anche a qualcuno di coloro che sono intervenuti questa sera di poter avere un incontro ulteriore per approfondire la materia e rendermi più capace di trovare le giuste soluzioni.